Ciao a tutti, Fabrizio della Speedy News, il canale che vi informa tutti i giorni sul sociale, sulle news economico-finanziarie, sul mondo del lavoro, le pensioni, il sostegno al reddito e tantissimo altro. Quindi continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, mi raccomando, tanti like, tanti commenti. Torniamo a fare un video in diretta, ogni tanto servono pure questi rispetto a quelli generati tramite l'intelligenza artificiale. Allora, cerco di fare i video, quelli che sono più importanti, in diretta, come questo, perché sta circolando una voce abbastanza insistente, scusate, su un bonus spesa di 1.000 euro, che sarà introdotto nella legge di bilancio, 2025. E sembra che sia rimbalzato da un giornale che di solito, un giornale online che di solito non pubblica fake news, che è appunto l'agenzia Italia. Allora, di che cosa si tratta? Perché diciamo non è risulta solo a questa agenzia, che ripeto, non è un'accreditata come un'agenzia che emana fake news, e potrebbe essere un'indiscrezione che hanno loro per i contatti che hanno a livello governativo. Si parla appunto di questo bonus spesa di 1.000 euro che, se ci pensate, è il doppio dell'attuale carta dedicata a te, destinate alle famiglie per acquistare generi di tipo alimentare. Però ad oggi non ci sono capitoli di spesa dedicati all'introduzione di una misura del genere. Quindi questo fantomatico bonus 1.000 euro di spesa di cui tanto si parla non è una misura certa, ok? Però ripeto, avendolo riportato l'AGI, che è una delle agenzie di stampa più importanti in Italia, dobbiamo dargli un minimo di credibilità, ok? Quindi che cosa dice questa indiscrezione di stampa? Che praticamente verrà lanciato questo bonus nel 2025 e addirittura già riporta i requisiti, cioè parla di un ISEE che non deve superare i 10.000 euro, all'interno della famiglia solo una persona deve risultare percettore di reddito, devono essere presenti minori a carico, la residenza deve essere in aree a forte disoccupazione e almeno uno dei genitori deve risultare disoccupato. Quindi sono misure abbastanza stringenti anche rispetto alla carta dedicata a te, che vi ricordo ha un limite ISEE di 15.000 euro, e oltretutto non c'è una discrezionalità sul dove si vive e sul fatto che uno dei genitori deve essere disoccupato e quant'altro. Addirittura l'AGI si sbilancia sulle modalità di spesa parlando di pagamento diretto nei negozi oppure attraverso voucher. E parla addirittura della scadenza che è fissata, diciamo, della partenza che è febbraio 2025 e del fatto che verrà erogato attraverso il sito INPS. La domanda sarà fatta attraverso il sito INPS. Ora, vediamo ovviamente di cosa si tratta. E, ripeto, sta rimbalzando questa notizia, è stata ripresa anche da altri canali. Io me ne volevo comunque rendere partecipi. Appena sappiamo di più su questa misura, se veramente se ne sta parlando, uscirà prima o poi, se verrà portata avanti nelle indiscrezioni, perché dovrà essere inserita la legge di bilancio 2025, e ve ne darò immediatamente conto. Nel frattempo, mi raccomando, continuate a seguirci, importantissimo, iscrivetevi al canale con campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!